Infatti nei film non c'è bisogno di troppa musica, c'è bisogno della musica giusta nei momenti giusti. Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è il suo secondo film con Elio Petri. Prima avevate fatto insieme Un tranquillo posto di campagna, ma come vi eravate conosciuti? Come mai Elio Petri aveva deciso di rivolgersi a lei? Cosa l'aveva portato verso la sua musica? Il fatto che lui avesse deciso di lavorare con me non lo so, ma ha deciso perché forse aveva visto i risultati di altri film e gli piaceva quello che avevo fatto. Ma l'incontro fu un incontro indimenticabile, ma indimenticabile vero, non no a parole, perché lui mi disse queste parole: caro Morricone, io ho fatto alcuni film e ogni film ho cambiato musicista, non voglio lavorare più di una volta con un compositore. Quindi lei sa già da adesso che questo è il primo e l'ultimo film che faremo insieme. Vabbè, poi non ha cambiato più musicista, e questa è la bella cosa che io posso aggiungere a questo. Poi ha sempre chiamato me. Colonna sonora di Indagine è una di quelle proprio entrate nella leggenda, una cosa che tutti ancora fischiettano, che tutti sanno a memoria. Come si arriva a costruire una musica di quel tipo? Lei ha cominciato a lavorare, ripeto, sulla sceneggiatura, ha lavorato sulle immagini del film, ha fatto delle proposte prima che poi... No, le immagini non le ho viste io. Mi raccontò il film e lesci la sceneggiatura sua e di Pirro. Mi fece un'idea. Allora capii che dovevo scrivere una musica grottesca, che avesse qualcosa in sé di popolare nel senso facile del termine, anche che semplicissimo. E quindi decisi di scrivere una musica per strumenti poveri, per strumenti quelli che... la gente forse disprezza, non conosce, ecco, giusto la fisarmonica non ci ho messo. E quindi pensai prima agli strumenti da usare, poi a quello che dovevo scrivere. Questi strumenti erano? Gli strumenti erano il mandolino, il pianoforte solato, il barrazzano e poi un'orchestra normale, anche... degli strumenti, ecco, c'era un sintetizzatore che avevo chiesto a lui, all'esecutore del sintetizzatore, che era molto bravo tra l'altro e sapeva bene trovare i timbri. Mi devi fare, a un certo punto del film, avevo scritto un gioco di accompagnamento sulla seconda parte del tema e dissi proprio: mi devi fare una pernacchia, un suono di una pernacchia. Trovo questo suono di pernacchia molto carino e quindi nella seconda parte c'è questo suono insieme ad altri strumenti, naturalmente non solo. E quindi questa fu l'idea e io scrissi la musica senza nemmeno il controllo suo, il controllo di Petri, perché scrissi prima un primo tema che assomigliava a quello che poi è andato, ma questo primo tema non aveva certe caratteristiche che poi io ho trovato lavorandoci sopra. Era un tema
perché non aveva il cromatismo che poi aveva il secondo. Per esempio, dovrei fare un esempio che è una specie di confessione. Aveva in sé i caratteri di un fatto melodico che mi era costato molta fatica, che ho scritto nel Cardo dei Siciliani di Verneuil. Cioè tutto arpeggiato, cioè non era una melodia, era un arpeggio modulante. Questa fu la prima idea da fare in un'altra maniera con Elio. Lui non gli piacque tanto, gli sembrò molto semplice. Tra l'altro io lavoravo contemporaneamente, uno dei rari casi che lavoravo contemporaneamente con due film, con Queimada e con Indagine, perché furono due film quasi contemporanei. E mi mise a scrivere un altro tema. Questo tema era quello che mi piaceva moltissimo, perché quello che è rimasto non era modulante, ma passava da cromatismo a cromatismo, da un fatto semplicemente arpeggiante a un cromatismo che riportava alla tonalità d'inizio. Lo vuoi sentire? Magari. Il tema dei Canti Siciliani era questo. Era. Però quello che era di Petri era l'ultimo, era cioè degli arpeggi come quello lì, ma però qua comincia la verracchia con questo suono qua. Questo era l'idea del film. Quella è rimasta. A lui piacque moltissimo questa cosa qua. E poi c'è un secondo tema. Erano due pezzi, in quel film ci sono due pezzi soltanto. Uno, sempre mi era cominciata la mania delle tre note allora, di economizzare il materiale dei suoni usati, come una specie di serialità ridotta. E quindi fece un tema, il secondo tema è una parte lenta, ma contemporaneamente un'altra parte dello stesso tema veloce in un altro grado della scala. L'altra uno che e poi i bassi che facevano che schifo. Ma levati quella canottiera, tanto tua madre non lo verrà mai a sapere. Poi quei calzini corti, neri, da prete, da seminarista, da sacrestano. Non hai un vestito più chiaro, più allegro. Lui diceva sì, va bene, ma non è che ci avesse entusiasmo. Io in genere mi aspetto dal regista un genere delle espansioni maggiori che mi incoraggio, perché la registrazione è una crisi continua per il compositore, non solo per me, credo, perché sta il regista sente i dialoghi, sta ai dialoghi, sente i rumori, corregge la fotografia, corregge il montaggio, vira i colori, fa tutto, i rumori, fa tutto. Nella musica lui
Lui arriva alla sala di registrazione, non sa più quello che succede, ha sentito qualcosa, i temi, ma il pianoforte fa tutto schifo, no? Specialmente quando la musica è strumentata in una certa maniera, il pianoforte quasi non esiste, mi fa anche rabbia. E allora io mi aspetto, come tanti altri miei colleghi, dei consensi molto evidenti. E lui mi diceva che gli piaceva, ma pure lui evidentemente era in crisi del suo film, sapeva che aveva fatto un film molto coraggioso e quindi aveva pure altri pensieri in mente. Tanto è vero che lui fuggì in Francia quando uscì il film, aveva paura della polizia, insomma. E quindi mi fece, dopo aver montato le musiche, mi combinò questa cosa. La racconto? Certo. Non mi volla il messaggio finale, ma... Quindi aspetti, riassumiamo un attimo. Lei ha composto queste musiche sulla sceneggiatura. Vi siete parlati, aveva capito il film e gli ha dato delle musiche, ma senza vederlo. Quindi lei non aveva visto no, il girato. No, io non l'avevo visto. Quindi non aveva visto, no. Perché fra l'altro è un film però che... sapevo però tutto, era la sceneggiatura talmente chiara, veramente... trasparente, qualche sceneggiatura, la maggior parte delle sceneggiature io non riesco a capirle, perché tra la parte sinistra che descrive e l'altra destra che dialoghi c'è una grande confusione, non è molto chiara. Torratore fa delle sceneggiature perfette, come se fossero un romanzo. E anche questa di Pirro e di Elio era molto, molto, molto chiara. Molto non... Però non c'era ancora Volonté, perché insomma il film poi è esaltato dall'interpretazione sì, di Volonté. Sì, sì, assolutamente. Da... Cioè, non c'era ancora Volonté. Invece... Però era... C'era già annunciato la recitazione di Volonté, come doveva essere questa. Gli aggettivi ce n'erano, per cui Volonté poteva agire come ha agito. Perché è incredibile l'accordo proprio fra le musiche, il tono appunto così grottesco. Sì, sì, mi era tutto abbastanza chiaro. E il personaggio, insomma, così combattuto, contraddittorio, con queste scissioni. Sì. Anche il fatto stesso, non so, che abbia questo siciliano così... così ostentato, era quasi finto. Siciliano, sceneggiatura, certi punti quando lui si rivolge a certi suoi commilitoni sottoposti. Insomma, lo scacciapensieri o il marranzano era pensato, immagino. Beh, quello era appena accennato, in certi tratti dove il tema passava dalla prima alla seconda parte, non è che ne ho abusato, non è che mi piace poi abusare tanto degli strumenti così... Però è molto riconoscibile, se lei chiede a qualsiasi spettatore uscito dalla sala cosa c'era nella mia musica, la prima cosa che le dicono è lo scacciapensieri. Non tutti riconoscono il mandolino. Non riconosce il mandolino, no? No, io sì, ma insomma non so se uno spettatore si ricorda o è in grado di dire a memoria c'erano dei mandolini, c'era un pizzicato. Ma sullo scacciapensieri non ci sono dubbi, anche perché... Non lo so, la gente... Un marranzano. La gente è un mistero. Torniamo allo scherzo di Petri. Lui non mi vuole al messaggio, ma questo è perché è curioso, lo racconto perché è interessante e curioso. Non mi vuole al messaggio. E mi disse di venire a ascoltare il messaggio finito. Il messaggio finito era poi in realtà quello che mi voleva far ascoltare, solo il primo rullo, i primi 10 minuti. E lui ha messo in questo primo rullo, tutto il rullo, un pezzo di musica di un altro film che ha trovato sperduto in Romo Viola della Foro Roma. Ha preso lì, come gli era venuto, l'ha messo lì. E mi fa sentire questo film, è così. Io, Mastroianni e Petri, io qui, Petri qua e Mastroianni di qua. Eravamo in tre. Ruggero Mastroianni. Eh? Ruggero Mastroianni. Ruggero? Ho detto Mastroianni? Sì, sì, dico, ma nel senso di Ruggero. Certo, certo, Ruggero Mastroianni. Il montatore. E io vedo il film e c'è tutta un'altra musica di quella che avevo scritto. Io ho detto, scusa, che è sta cosa? Elio, guarda come ci sta bene, perfetta. Guarda, fa schifo. No, guarda, ti sbagli te, mi dice Elio. Guarda, è perfetta, è fantastica. No? Mentre lui ammazza la bolca, c'era un coro che... Ma dico, ma che ci sei? Ma guarda, non va bene mica questo. Insomma, andiamo avanti così 10 minuti. Per cui io ero talmente distrutto dopo questi 10 minuti. Perché questo voleva dire che
il regista mi stava salvando dal protestare della musica, facendo una cosa che non doveva fare, sbagliata, presa da un altro film che era già uscito, e quindi faceva un sacrificio per me. Quindi io avevo fatto schifo e lui mi salvava da una brutta figura. Quindi a un certo punto dissi: guarda, chiediamo il permesso, se ti va bene, mettercela pure. Chiediamo il permesso all'editore che l'aveva pagata, perché non l'ha pagata per questo film. Si accende la luce dopo 10 minuti. E lui. Commosso. Mi dice: mi dovresti prendere a schiaffi. Eh sì, era un perché, brutto scherzo. Perché hai fatto la musica più bella. E dovresti prendere a schiaffi. E Ruggero disse a Morrico: imbocchi sempre. Non è che imboccassi sempre. Era così. L'insegnamento di questa cosa vuol dire una cosa molto importante, che il regista è il padrone della sua opera e che il compositore è asservito al film. Se il compositore riesce a salvarsi, a salvare la propria dignità musicale, è bravo, perché deve trovare le ragioni, servendo il regista, il film e il pubblico, le sue personali precise ragioni per trovare la propria libertà perduta. Ecco, questo è stato l'insegnamento di Petri, implicito da questo fatto. Però è un caso proprio quasi miracoloso, cioè questa musica è nata pronta, così come noi la ascoltiamo oggi nel film, sì, dalla lettura della sceneggiatura, e non è stata modificata in seguito, o avete corretto, no, non so, l'orchestrazione, no, i tempi, quindi no, proprio era... Il film ha due temi esclusivamente, alcuni, poi c'ha un piccolo svolgimento verso la fine, e questo tema, questo svolgimento del tema principale, che era così... Fine.